prima volta in Vietnam, e Ho Chi Minh City, l'impatto con i motorini è devastante. Il problema, come adesso si vedrà, è quello di imparare ad attraversare la strada. Niente da fare, ancora di prova, c'è le strisce, si noti che ci sono le strisce. Ci aiuta un carrettero. Eccolo, e siamo a ridosso del carretto. Bisogna lasciare scorrere i motorini, uno avanti e uno dietro, uno avanti e uno dietro, mantenendolo il passo costante. Se ti fermi sei perduto. Si mangia benissimo, tutto cibo da strada. Questo è un negozio di parrucchieri, e questo è un dentista, fioraio, bambina. Questi non si sa se sono in vendita a scopo alimentare. E qui è il Saigon che taglia la città in due. Da una parte una zona sviluppata di grattacieli, i negozi, dalla parte di là questo fa i suoi bisogni, dalla parte di là siamo 400 anni distanti. Vita primitiva. Ecco, dagli aliscafi ai barconi in legno. Il fiume dei motorini è interrotto, anche di notte. Sono mamma e figliola, lei è la mamma, questa è la figlia, quattro lingue, una laurea, non so bene, è una differenza di generazione incredibile. Qui l'acqua è piuttosto nera, anche senza piuttosto. È un po' inquietante, sì. Mercato del pesce. Gli odori fra profumo e puzzo, non si coglie la differenza. Non è che stuzzi poi molto il napenico, Si parte. Ecco, questi sono i nostri compagni di viaggio in treno. Raggiungiamo Hoi An, mi pare, località di mare,
dalla quale poi ripartiamo per un giro interno fra risaie. Spiagge. Questa pesca notturna è incredibile. Cucciolo seta, questi sono i bagni da seta, e ci hanno spiegato tutto il procedimento. Questo è un ponte giapponese. Non mi vorrei sbagliare, ma questo è il fiume Giallo. Siamo nel centro del Vietnam, all'altezza più o meno del famoso 22° parallelo. Villaggetto dei pescatori, un tempio, prossimità di questo fiume. Di nuovo sul fiume, sta preparando il pranzo in barca. E ognuna di queste specialità c'è un nome, ma non mi ricordo. Piatti tipici della cucina vietnamita. E per finire una grappa al cobra. E qui siamo all'ingresso del paradiso. Baia di Along. Non c'è bisogno di commenti.
la città imperiale. È rimasto dopo la distruzione che ha subito a causa della guerra americana. E qui c'era un monaco particolarmente importante, penso, visto il seguito che aveva. Di nuovo Hue. Ecco Renato. Fa parte dell'esercito di Terracotta. Di nuovo cibo di strada, è una sagra continua. In ogni angolo delle strade, in ogni marciapiede, è utile per cucinare e mangiare. Si notava che gli uomini stanno seduti, le donne sono quelle che lavorano. Tirandosi su anche cose pesanti. Sono tutte donne. E adesso sul Mekong, il delta del Mekong. È un mare praticamente. Villaggio galleggiante, i pescatori qui, il terreno costa poco, si potrebbe dire. E guai quando arrivano le piene.
si è preso, diciamo, una strada traversa per andare a cercarsi un buon ristorante dove si può mangiare dei buoni cobra. In tempo di coronavirus non credo che si potranno più mangiare. Finalmente al ristorante. Questo è buonissimo. La frutta è meravigliosa. Si allatta il motorino. Si cerca di leggere il giornalino, ma ci sono delle difficoltà. Có trong đường bạn, đi trong đường bạn còn cái nào không? Hàm tử. Hàm tử.